Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Emiliano Vittoriosi e sono un imprenditore creativo dal 2007. Nel corso della mia esperienza ho aperto tanti canali, svariati, non solo per me, ma soprattutto anche per i miei clienti. Fra l'altro abbiamo un canale attivo che potrete trovare qui in descrizione, dove pubblichiamo contenuti per la meditazione, per rilassarsi, per dormire e per trovare il benessere. Un altro canale che ho aperto qualche anno fa è stato di un progetto che tengo qui a Berlino, che si chiama BX Project. Potete trovare anche quello in descrizione e ve lo lascio qui nel link, per dargli un'occhiata se siete dei fotografi, lo amerete. Sono circa 2 anni che sento l'esigenza di fare dei video e di condividere le mie esperienze. Aprire un canale di YouTube è facile, ma fare dei video è molto complesso. Per chi come me ha incominciato, sapete benissimo la difficoltà di riprendersi e di fare dei video guardando se stessi e parlando di fronte a una camera che praticamente vi mette tantissimo in disagio. Solitamente è facile parlare con una persona, con un amico, con un cliente, ma quando si parla di fronte a una camera è facile un po' impappinarsi. By the way, lavoro, o meglio dire vivo, nel mondo creativo della comunicazione e del marketing. Per dirvi qualcosa in più di me, sono un freelancer dal 2007. Ho lavorato qualche volta per qualche lavoro fisso, ma semplicemente per tirare a campare. Ma effettivamente la stragrande maggioranza di esperienze vengono tutte quante da me e da quelli che sono stati i percorsi che ho scelto di fare nella mia vita. Sono partito come graphic designer quando ero molto giovane. Poi, da un giorno all'altro, mi sono ritrovato nel fare fotografia. La fotografia ha preso gran parte della mia vita e ovviamente ho fatto tantissime esperienze attraverso la fotografia, soprattutto esperienze con il rapporto con i clienti. Poi dalla fotografia a un certo punto sono passato al web design perché avevo bisogno di sviluppare me stesso in questo mestiere. Piano piano ho incominciato a prendere altre esperienze come social media marketing, il marketing, la comunicazione in sé per sé, il back to back marketing, la creazione di un'organizzazione, la gestione di un'organizzazione. Ho registrato circa 200 podcast in lingua inglese con tantissime persone da tutte le parti del mondo, ho curato libri, ho creato libri in sé per sé, ho curato mostre, mi sono occupato della gestione di tante persone e mi sono occupato della gestione di tanti contenuti per tantissimi clienti. Ed ecco perché volevo aprire questo canale, ovviamente per condividere con voi tutti quelli che sono gli step che ho avuto nella mia vita, perché penso a me stesso del passato e mi piacerebbe aiutare chi come me ovviamente si vuole sviluppare da solo oppure vuole avere una mano nello sviluppare la propria crescita personale. Quindi in questo canale troverete tantissimi contenuti per quanto riguarda il branding, la direzione, l'editoria, il graphic design, illustrazione, fotografia, UI and UX, web design e molto altro ancora. Potete dare un'occhiata al mio sito web che è in via di sviluppo, ovviamente da circa 20 anni ho cambiato circa 20 siti web nella mia vita perché non riesco mai a trovare la soluzione adatta e giusta per quello che sono le mie mansioni, dato che sviluppo me stesso sempre tutti i giorni, seguendo corsi, aggiornandomi, provando nuove esperienze, provando a fare cose nuove. Se siete interessati a dargli un'occhiata, vi lascio il link qui in descrizione. Quindi, che dire? Non vedo l'ora di registrare nuovi contenuti. Se avete domande, se avete perplessità su quello che è il mondo creativo, della comunicazione e del marketing, scrivetemi nei commenti. Mi farebbe molto piacere registrare dei contenuti che si adattino ovviamente alle vostre aspettative. Questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate un like e ci vediamo nei prossimi video.